il successo di misura a danno dell'Atletico Acchi nella prima giornata, il Gescà Festeven, campione in carica della Lega dei Campioni Amatori, torna in campo per affrontare i Smungetas. La formazione in maglia rossa comincia come peggio non si potrebbe, visto che dopo 4 minuti è sotto 2-0 per effetto della doppietta di patron Francesco Busonera. Al 18esimo la squadra di Nicola Secci è di nuovo in partita, grazie a Marco Porru che realizza dal lato sinistro in area di rigore. Passano 2 minuti ed è di nuovo parità al campo seminario arcivescovile di Cagliari. L'autore del pareggio è Andrea Faeda. Gara divertente per gli attacchi, un po' meno, molto meno per le difese. Al 21esimo nuovo vantaggio dei biancorossi. A firmarlo è sempre lui, Francesco Busonera. Andiamo al 25esimo, quando andiamo a trovare la doppietta personale di Marco Porru. Qui però molto apprezzabile il lavoro sporco effettuato da Roberto Rocca. Palla poi per il compagno che ancora dal lato sinistro in area buca un non irresistibile Carmine Frosina. Si va a riposo sul parziale di Gescafé 7-3, Ismungetas 3. In avvio di secondo tempo, passano appena 2 minuti e Fabio Scalas batte un Satta apparso non esente da colpe nella circostanza. Alla mezz'ora è di nuovo parità, grazie alla strafilata dalla distanza da parte di Stefano Olla. Al 33esimo, Ismungetas è addirittura in vantaggio, con la doppietta personale realizzata da Stefano Olla. Andiamo al 35esimo con il gol del pareggio del Gescafé 7. A timbrarlo è Mauro Littera. Al 41esimo, però, la tripletta personale di Porru porta Ismungetas in delirio. La formazione di Nicola Secci si conferma pericolosissima, mina vagante, e batte al seminario i campioni in carica.